Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, no. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. And me and Dutch walk right in to the lion's den. With you to cover us. Okay, just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Dunque, dobbiamo, ragazzi, incontrare Colm O'Driscoll per una tregua di pace. Ma innanzitutto, bentornati sul mio canale e benvenuti se è la prima volta. Sono sempre il vostro Santo Silver e stiamo giocando a Red Dead Redemption 2, quindi dovrebbe essere il 28° episodio questo. Stiamo continuando la quest che abbiamo cominciato nell'altro episodio e qualcosa a me puzza di trappola qua, perché non lo so, ci siamo fatti guerra per una vita con gli O'Driscoll e poi è arrivato Pearson e ci ha detto che ok. Va bene, raggiungiamo la posizione sopraelevata, ragazzi. Dobbiamo fare i cecchini, probabilmente. E tenere d'occhio l'incontro con Colm O'Driscoll. Quindi dicevamo, 28° episodio, se i conti mi tornano, e tra un po' potremmo fare veramente nuovamente cifra tonda. Quindi, ragazzi, un fucile da cecchino, ecco qua, non abbiamo molti proiettili, però ce ne terremo uno per Colm O'Driscoll allora. Allora, L2 per il binocolo, perfetto. Dove sono i nostri compagni? Eccoli qua.
gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, like that. It's like I said, is it? Charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. Y'all always love the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that, Dutch. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Quindi lo sapevamo, ragazzi, era una trappola. Siamo in prima persona, ragazzi. Dobbiamo scappare dagli O'Driscoll. Ah, ci siamo presi un proiettile. È una fucilata diretta in pieno corpo. Siamo stati rapiti dagli O'Driscoll, così sembra. Vedete l'ombra del cavallo? Ci stanno trasportando su un cavallo. Tutto è annebbiato. C'è qualcuno che ci sta seguendo, probabilmente un altro degli O'Driscoll, e riperdiamo nuovamente i sensi. Ci stanno togliendo le armi. Ed ecco come O'Driscoll che viene a trovarci. Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Gorm. How's Woo? Hardly feeling. You will. Septic. Now, tell me. Fine gun like you. Still running around with old Dutch. Could come ride with me and make real money. It ain't about the money. Oh, no. It's Dutch's famous carcass. You killed a whole bunch of my boys. Six-point gang. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, come on. And all this crap between you two, we all got real problems now. The way I see it, me and him, they forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had him. Oh, I know you would. But see, we lured an angry Dutch in to rescue you. Grab. Can you? Then disappear. You only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He gonna come raging over here. The whole lot of you. And then I'll be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you.
Quindi ragazzi, una trappola per Dutch. Dobbiamo evadere prima che Dutch cada in questa trappola. Ecco, di nuovo in prima persona. Continuiamo a svenire, rinvenire. C'è un'arma lì. Ma dobbiamo dondolare per raggiungerla. Perfetto. Ok, quel foro di fucile che ci hanno fatto. Ed ora bisogna cauterizzare, ragazzi, polvere da sparo. Ed ora, come successe in Rambo, mi pare Rambo 3, cauterizza la ferita. E caribè i vecchi metodi. Dobbiamo riprenderci veloci. Vediamo tutto sfocato, ragazzi. Abbiamo dei coltelli da lancio ed è la nostra miglior scommessa. Ok, ragazzi, purtroppo stiamo provando e riprovando questo pezzo. Perché è molto difficile riuscire ad arrivare alle nostre armi, che sono molto sorvegliate, come vedete. Allora cercheremo un approccio di uccisione furtiva. Ok, ne abbiamo un altro di qua. Frughiamo l'Odriscoll, magari ha un'arma addosso. Qui dovrebbero esserci le nostre armi. Notare come il personaggio si mette in piedi all'improvviso per permettere al nemico di vederci. Ecco qua i nostri armi, perfetto. Ok, una cosa buona è aver recuperato le armi. Passiamo al coltello. Quella guardia sembra che non si muoverà, quindi potremmo anche farla fuori. Potremmo fregarcene, e correre al nostro cavallo. No, non è il nostro cavallo, è un altro cavallo, ma va bene uguale, ragazzi. Tutto è buono per scappare. Avremmo fatto gli eroi inutilmente e non era il caso. Ok, in fuga. Ah, eccoli, ci sono gli uomini di Coin. Scappiamo. Ah, siamo caduti da cavallo. Presto, il cavallo non si rialza, ragazzi. Ok, forse ce la facciamo. Per questo io dico che questo gioco non può essere definito un Game of the Year. E ci sono i chiari motivi, ragazzi. Ecco qua, ci siamo curati la salute. Vediamo se ora la dinamica non ci giocherà qualche bruttissimo ed orribile scherzo. Ci stanno ancora sparando, quindi dobbiamo uscire dalla visuale dinamica, ragazzi. Impugnare l'arma sperando che il nemico non ci spari in quel momento. Ecco, come vedete, non capiamo niente di quello che sta succedendo.
È veramente tutto terribilmente confuso e difficile. Dobbiamo mirare a fare una corsa, una fuga. Abbiamo chiesto al cavallo di portarci a casa, però noi abbiamo perso i sensi. Oltretutto, in teoria non è neanche il nostro cavallo. Ok, in questi frangenti, ragazzi, quando vedete i cervi, vuol dire che state con la luce, state agendo in modo onorevole. Quindi ci stiamo portando verso il finale che fecimo anche l'altra volta, ovvero il finale buono del gioco. Alcune settimane dopo. È passato del tempo, ragazzi, molto tempo. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Ok, eccoci qua, abbiamo completato, beati gli operatori di pace, la nostra missione. E che dire, ragazzi, giriamo la telecamera e ci facciamo su questo panorama un po' anche brullo di Red Dead Redemption 2, questa nuova parte di missione, facciamo il punto della situazione su ciò che dobbiamo fare. Buongiorno Tilly. Allora, abbiamo una missione qua di Bill Williamson dai Grey, quindi dopo avergli dato fuoco alle loro scorte gli andiamo a fare una missione. Allora ragazzi, vediamo una cosa nuova insieme, nuova, c'è cioè una cosa che non vi ho fatto vedere, essendo che ho upgradato tutto il campo al massimo con le donazioni, noi siamo stati quelli che hanno donato veramente più di tutti, ci muoviamo verso la nostra tenda. Ho sbagliato, scusatemi. Ecco la nostra tenda e vi faccio vedere il viaggio rapido, perché sì, effettivamente potete sbloccare solamente dalla tenda di Arthur, però non da altre postazioni, dalla tenda di Arthur, da quel che io so. Ecco qua il viaggio rapido per nuove destinazioni, quindi dove abbiamo detto che bisognava andare? A Rhodes. Aspettate che controlliamo. A Rhodes, decisamente a Rhodes. Quindi
attivate il viaggio rapido, scegliamo Rhodes, e con questa breve animazione Arthur cavalcherà fino al centro cittadino più vicino, o comunque alla destinazione che voi avete scelto per lui. Quindi, se non altro, è una mappa che potete sbloccare dal carrozzone di Arthur. Una musica vi accompagnerà in queste schermate, che fungono molto probabilmente da caricamento del nostro viaggio rapido. Ed eccoci arrivati, Banca di Rhodes. La città è stranamente deserta, avete notato? C'è Micah, c'è Bill e forse c'è anche Sean. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job. Needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them. And they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seemed legit to you, Bill. Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what if they're bored in their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah. They think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of paying both sides, we're being used by both of them. They were saying that Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told Ah. Addio Sean, ragazzi. Ok, passiamo all'arma da fuoco. Vendetta per Sean ora. Ne abbiamo un in alto, l'avete visto? E uno a basso. Ok, ci sparano di qua forse. Li vedo. Ne abbiamo uno dietro. Fortuna che Bill ce l'ha fatto fuori. Dovremmo averne uno sul fianco, no? L'hanno ucciso. Ah, hanno ucciso anche questo, perfetto. Ora dovrebbe esserci un'arma. Cambiamo arma, perfetto. Una doppietta. Eh beh, i nostri compagni oggi sono molto efficienti, ragazzi. Oh, ci hanno anche salvato la vita. Allora, sfonda. La doppietta è molto buona da vicino, ora capite perché ci hanno fatta cambiare. Micah, per un attimo gli stavamo per sparare. Allora, passiamo all'altro fucile, ragazzi. Headshot. Ci faremo guidare del Dead Eye per questo headshot. Ottimo. Allora, fuori di qua. Non riusciamo a mirare. Fuori, fuori. Non lasciate mai le coperture, ragazzi, perché questa è una copertura sicura. Ah,
Questo che vediamo di colpi a tutto andare, ragazzi. Spettacolo. You're a good kid. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on, what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. We're in proper someplace, quiet. Micah? Best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Perfetto, ragazzi. Dunque, se vi è piaciuto l'episodio, ragazzi, lasciatemi un like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando il prossimo episodio andrà online. What a goddamn mess we are making of things. E ci salutiamo, signori, con la nostra solita formula.